Siamo pronti per partire, sono un po' in ritardo, stiamo guardando una diretta. Stiamo guardando la diretta, sono in ritardo di un'ora abbondante. Io dovrei uscire alle 8, quindi secondo me slitterà per le 9. 10 minuti andiamo però, dai. Sì, dai. Ok, siamo arrivati in location, finalmente sono le 7. Siamo in ritardo, quindi avremo sicuramente un paio d'ore per ambientarci un po'. Mangerò ancora qualcosa e poi piano piano comincerò a scaldarmi. Scaldiamo bene le spalle, che è un po' incriccato. Ci siamo, dai, cominciamo a pompare un po'. Dovrebbe mancare mezz'oretta, 40 minuti. Mi concentro sulle alzate laterali, spinte in alto, bicipiti, del curl, farò delle dip sulla sedia e poi farò un po' delle pulle con gli elastici se riesco. Fare delle trazioni alla porta magari. Praticamente abbiamo due manubri, ma abbiamo preso solo due collari, quindi un manubrio i collari per i dischi. Sto ingegnando, dovrebbe reggere, dai. Siamo a quasi 5 litri e mezzo, 6 litri quasi da questa mattinale, 7. L'obiettivo era questo, quindi 6 litri d'acqua, 6 grammi di sale. Carbo alla fine siamo arrivati a circa 450 grammi, che è più o meno la cifra su cui mi attesto. È finita, però saranno le 10, le 11, mezzanotte. Non ne ho idea. Ho raggiunto il momento. Perfetto, perfetto. Il grosso è fatto, adesso dobbiamo divertirci, dai. So, we have guys from Italy, Spain, Portugal. This is amazing. You're great. There's someone missing. Not missing. Quarter turn to the right. Yeah. 150 and 153. Switch places, please. Quarter turn to the right.
allora sono 2 miliardi di gradi sul palco. 2 miliardi. Cata, sofferta. Avrei battiti a 170. Però netta bene. Sono stato in mezzo per tutto il round. Solitamente chi è in mezzo è sicuramente tra i primi posti. Adesso devo aspettare che gareggino i tool, la categoria dei più alti, e poi faranno le premiazioni, quindi fra 10 minuti sapremo l'esito. Intanto mi riposo un attimo, bevo un po', che ero un po' impastata. Ho bisogno di un po' di aspetto. Del 161. Non hai niente da recriminare. Sì, sì, lo so, però è ancora stesso discorso, capito? Cioè, motivo? Non c'è motivo. Ma allora, vabbè, dai, comunque. Adesso si pensa al mondiale, punto. Dai, Max, bello carico per ma il mondiale. Sì, dai, vabbè, ma... le gare sono così. Dai, prendiamo il risultato casa. Ascoltami, sì, guardami negli occhi. L'anno scorso al mondiale eri nettamente il migliore, però sì, sì, poteva stare questa, adesso no. Va bene così, prendiamo il secondo posto. Ma per noi è stato il migliore, ma dai, secondo posto agli europei è sempre, batti pugno. Ma sempre è sempre un bel traguardo, dai, poteva andare meglio, però adesso vedremo le foto e faremo un attimo il punto della situazione. Penseremo ai mondiali, dai. Max, ci stiamo facendo una spaghetta. Sì. Allora, spaghetta. La gara è finita a mezzanotte. I nostri progetti di andare a bere una birra in giro o di mangiarci delle patatine fritte è svanita proprio così. Vabbè, non del tutto per la birra, dai. La birra, infatti, stavo per dire, hai fatto un grandissimo numero con il ristorante chiuso e la reception chiusa. Sei riuscito a tirar su 2 birre che sono lì belle fresche. Lì. Che mi aspettano. Guarda, ti dico, sono più contento della birra che delle patatine che non mi mangio, quindi grazie Gio, hai svoltato questa serata. È sempre un piacere aiutare. Ti farò una bellissima pasta in bianco. Non vedo l'ora di mangiarla. Siamo in partenza? Siamo in partenza, ragazzi, la gara è finita ieri sera tardissima, abbiamo mangiato come avete appena visto e ci rimettiamo in macchina per tornare a casa. Cosa dire? Piccolo bilancio su questi europei, contentissimo della condizione portata, contentissimo di come ho posato sul palco. Spesso ci si fa prendere un po' dall'ansia e quindi poi il posing non si posa bene, invece riguardando foto e video sono veramente soddisfatto di come ho posato. E contento per la condizione, contento per il piazzamento, no, devo essere sincero, già sul palco non ero convintissimo del giudizio finale della giuria, poi mi hanno scritto veramente tantissime persone, soprattutto che non conosco, dicendomi che erano rimasti un po' stupiti dal risultato finale, però purtroppo nel bodybuilding a volte non vince sempre il migliore, la giuria deve essere oggettiva, subentra sempre della soggettività, questo è normale perché i giudici sono umani, però probabilmente in questa gara c'era poco spazio per la soggettività, perché comunque era abbastanza palese come doveva forse andare questa gara, però va benissimo così, questo è bodybuilding, fa parte del gioco. Queste sono le competizioni di bodybuilding. Queste sono le competizioni di bodybuilding, fa parte del gioco, accettiamo il risultato, sì. Serenamente, come sempre. Andiamo avanti perché fra 3 settimane, Ele? C'è Los Angeles! Ti aspetta Los Angeles? Sarò già sul ponte di Santa Monica, ci sei anche tu Gio, vero? Purtroppo no! Gio si aspira, ma ci sarai col cuore.
di nuovo al lavoro già da oggi pomeriggio per preparare l'ultima parte della preparazione che mi porterà, ci porterà entrambi sul palco dei mondiali Natural WNBF di Los Angeles. Quindi che dire? Possiamo... Fateci sapere se questi video un po' tipo stile vlog, meno tecnici, vi piacciono, così continueremo ma a farli. Ma piacciono sicuramente, cioè, Gio, dillo. Dai, cioè, la mano è quella. Che abbiamo fatto, cioè, la gente vedere... deve apprezzare per esatto. forza. Per oltre alla tecnica, vedere forse anche dietro le quinte di cosa un po' c'è di dietro. Natura anche, vero Gio? Esatto, con macchine, casa, macchina. Adesso possiamo, ci fermiamo però, dalle mie amiche oche e galline. Ah, quindi... ottimo. Va bene. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi, ci vediamo a Los Angeles. Ci vediamo nei prossimi video, ci vediamo a Los Angeles. Gio, ti aspetto a Los Angeles. Arrivo, sto già partendo. Andiamo.